Ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il talento artistico di ragazzi e ragazze, l'evento SayFest, che giunge alla terza edizione, in programma il 24, 25 e 26 agosto. Cambio di location, che dal Bastione San Gallo quest'anno si sposta nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco in centro storico a Fano. Oltre 35 ragazzi provenienti da tutta Italia si esibiranno in inediti, suddivisi in tre diverse categorie: poesia, spettacolo e musica. Il SayFest, dall'inglese Say dire, si concentra sulla parola ed è suddiviso in tre categorie: poesia, musica e spettacolo, in cui giovani artisti dai 15 ai 35 anni si sfidano tra loro di fronte ad una giuria tecnica e ad una giuria popolare con delle loro opere autografe, quindi liriche oppure brani musicali oppure drammaturgie. Noi organizziamo questo festival da 3 anni, questa è la terza edizione, assieme a Selene Kersikla, Veronica Orciari e Clarissa Vichi, che si occupa della sezione della musica. All'ex chiesa di San Francesco ci saranno le 3 serate del SayFest, in cui i ragazzi in 3 categorie, quindi poesia, musica e spettacolo, si esibiranno e verranno votati sia da una giuria tecnica, 2 giudici per ognuna delle categorie, 2 professionisti, sia da una giuria popolare con una valenza del 50% per la vincita di un premio in denaro del valore di 200 euro, oltre ad un premio simbolico del valore di 50 euro, che sarebbe il premio Chanel, che verrà affidato al secondo classificato di ognuna delle categorie. L'ingresso per l'evento sarà dalle 21 in poi, quindi post cena, e l'ingresso è libero e gratuito per tutti coloro che vorranno venire. L'evento è organizzato dall'associazione Dondolarti con il supporto del Comune di Fano. Un festival che valorizza le nostre bellezze, le bellezze del nostro territorio, i luoghi della cultura. Questo lo facciamo grazie a energie giovani e assolutamente professionali che si sono messe alla prova e che possono valorizzare quello che è un bene prezioso nel nostro territorio. Noi siamo la provincia dell'opera e vediamo che all'opera afferiscono appunto il cantato, la poesia, la drammaturgia, e riunire in un festival tutto questo non è affatto scontato. Un festival quindi di grande qualità che siamo contenti di aver fatto nascere e di ospitare. A tale proposito ringrazio gli assessori che hanno fatto nascere questa cosa e che hanno collaborato con me in questa edizione, perché da soli non si fa nulla, quindi ringrazio l'assessore Sara Cucchiarini alle pari opportunità e l'assessore Tello Lucarelli al turismo.